Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà molto differente dagli altri, come potete vedere. Lasciate stare che c'è la luce blu, ma vorrei portarvi con me in una sorta specie di documentario. Al momento io sto vivendo una profonda crisi artistica. Non riesco a portare al termine nessun progetto, non riesco a vedere le cose in maniera creativa. Scrivo 2000 cose, ma non riesco a venirne a capo nemmeno di una. Volevo far vedere realmente, attraverso gli occhi di un creatore di contenuti, che cosa volesse dire essere depresso per blocco artistico. E quindi nulla, sarà un video diverso. Io manterrò il conto dei giorni tramite questo registratore che sto usando. Ora che vi sto parlando, sono le 19:46 del 3/06/20. Questo è il primo ciak in assoluto. Vediamo come va la mia giornata. Vediamo se riuscirò a fare qualcosa e vedremo in quanti giorni effettivamente riuscirò a sbloccarmi. Mi porterò con me come se fosse un daily vlog. E quindi nulla. Direi di cominciare questo documentario. Buona visione. Allora, sono le 4:37 del mattino. Sto parlando a bassa voce perché mi dormono. Ho passato tutta la giornata a stare su Discord. Ho passato una nottata su Discord a parlare con qualche mio collega amico e mentre parlavo montavo. Sono a buon punto con il cortometraggio Il sorriso oltre le lacrime. La stanchezza fisica ti fa sentire, il respiro mi viene meno a volte. Domani mi devo alzare alle 7 e nulla, questo è quanto. Vediamo come va. È soltanto il primo giorno. Buonanotte. Allora, al momento che sto registrando questo video sono le 9:42. Il buon dei youtuber mi ha mandato un messaggio, Alessandro, e nulla, continua l'esperimento. Pensavo che rassettare la camera, farmi il letto, mi avrebbe sbloccato qualcosa, ma al momento niente di più di qualche pallida idea che non porterebbe da nessuna parte. Quindi niente, continuiamo la routine giornaliera. Vediamo come va. Io al momento che sto parlando adesso sono le 9:43. Mi devo scusare per la qualità magari delle riprese perché ogni tanto saranno interpellate al cellulare, eccetera, eccetera. Ma questi sono i mezzi che ho. Nulla, speriamo si sblocchi qualcosa nelle prossime ore. Io sono sveglio da 3 ore. Ho fatto per sbaglio una doppia lezione di caffè, ma potete vedere la storia Instagram qui vicino a me. Allora, 8:45, aggiornamento, stavo praticamente facendo colazione e a un certo punto non ho capito se mi fossi già versato il caffè o meno e mi sono imparanoiato di questo. Ho controllato più volte la tazzina e ho finito col prendere due caffè. E niente ragazzi, si va avanti e vediamo come va. È dura. È solo il primo giorno.
Sarò sincero con voi, questa sorta di esperimento che sto facendo non fa nient'altro che crearmi una sottospecie di blocco nell'esposizione dei concetti. Io adesso mi sto preparando, io sono più di 70 giorni e passa che non esco, mi può portare anche una sorta di crollo empatico. Ed è normale perché io mi vedevo tutti i giorni comunque con persone con le quali giravo cortometraggi. Una cosa che a me fa stare molto male è proprio il distaccamento totale da quel mondo, dal mondo del cinema, dal mondo dei cortometraggi, insomma, perché lo sento molto. Io ho un problema, non riesco ad essere contento se non lavorando. E quindi è normale che non avendo nessun altro tipo di valvola di sfogo io mi punti più che altro sulla concezione di quello che devo fare sul set, e questo non mi porta nient'altro a cercare di essere il più possibile collaborativo sul set. Io non ho mai capito i vlogger come fanno a raccontare ogni giorno la propria esistenza, la propria vita, e ci proviamo, insomma. Intanto vediamo come va questo documentario. Ma che sì, ma stiamo a scherzare. Che vuol dire che queste cazzo di scale mobili di merda sono chiuse? Perché? Se c'è scritto che c'è l'apertura alle 7:40 e la chiusura alle 20, perché sono chiuse? Sto esplodendo. Sta giornata non mi potete far camminare così tanto dopo 70 e passa giorni che non cammino e non esco. Vabbè, ci vediamo più tardi, raga. Bella. Allora, devo dirvi una cosa. È successa una cosa strana. Oggi, mentre facevo il mio cammino verso la Mondadori, l'ho detto anche nella mia storia Instagram, mi si è inserita nella playlist di Spotify un jazz tratto da un film, ok? Un film che io adoro, che non sto qui a dirvi perché vedrete, ve lo pubblicherò. Vi pubblicherò proprio una playlist Spotify dove potrete trovare tutto il contenuto possibile e immaginabile. Pochi giorni fa è morto un componente della band di Woody Allen. E perché vi sto parlando di Woody Allen? Perché Woody Allen è uno dei miei registi preferiti, uno dal quale traggo più spunto, dalle sue vicende, da quello che ha vissuto, eccetera, eccetera. Anche perché lui è riconosciuto per essere il depresso cronico del cinema, ok? E cosa è successo? Nel momento in cui si è inserita quella canzone tratta proprio da un film di Woody Allen, io ve lo giuro su Dio, ho mandato un messaggio prima a The YouTuber. Il messaggio è questo. Non lo so, Greve, zio, io sto girando il documentario. È difficile perché, a parte una cosa molto introspettiva, però mi sto accorgendo di quello che faccio e sto tenendo cura sempre della regia perché sto mettendoci una regia dietro, però saranno mixate anche al telefono come cose. Poi vedi. Arrivo davanti alla vetrina della Mondadori e mi si palesa davanti questo. Woody Allen al proposito di niente. È un'autobiografia scritta proprio dal maestro Allen. E c'è un capitolo, mettendomelo a sfogliare per la curiosità, dove parla proprio di come lui reagisse ai blocchi artistici, quindi a blocchi creativi, facendo diventare quel blocco creatività pura. E allora ho detto: porca miseria, non è possibile che questa cosa mi è successa adesso a me. Al momento ancora non ho nessun sblocco. Sono le ore 11:30. E io ancora non ho nessun sblocco creativo, non mi è venuto da scrivere né niente, ma da che prima avevo voglia di non scrivere, eccetera, eccetera, mi è tornata voglia di scrivere. Voglia di scrivere, voglia di provare a creare un contenuto, che sia anche questo video qui. Mi perderò in queste pagine del libro perché mi ha dato veramente tanta spinta per poter continuare a fare quello che voglio fare. Ora, primo spunto della giornata. Vediamo se ce ne saranno altri, non lo so, però io credo molto al caso, credo molto al fato e, come ha detto anche dei YouTuber nel messaggio,
A volte è fatto una puttana. Ha contato molto il caso nella sua vita? Certo, credo che conti molto più di quanto si pensi nella vita. Sono fermamente convinto che i giochi della fortuna, del caso, contino molto più di quanto la gente voglia ammettere. Il fatto è che alla gente piace credere che le cose stanno tutte nelle loro mani e se ci si impegna e si lavora duro si possono influenzare i fenomeni esterni molto più di quanto credono, ma la verità, la patetica verità è che una grossa parte è affidata al caso. Io sono nato nel 1935 in Brooklyn, potrei essere nato in Polonia o a Berlino, le sembra, e questo è solo un estremo esempio del caso e per me sarebbe andata diversamente. Io nel frattempo torno a leggere. Ok. Al momento che sto registrando sono le 15:27, io ho appena finito di mangiare, sono abbastanza su di giri per quello che è successo oggi pomeriggio, o meglio stamattina, scusate, il fatto che io abbia visto un adone giallo riuscire a illuminarmi la giornata e non a caso ho un altro libro giallo e questa volta non è uno scherzo, non è stato nemmeno un caso del destino. Sherlock Holmes, perché questo qui è un libro che mi ha dato mio padre, appena rientrato dal lavoro, mi ha detto: tieni, questo ti potrebbe essere utile. E io non riuscivo a capire per quale motivo mi avesse dato questo libro. Papà sa del video che sto registrando, mia madre è al corrente del progetto. Mi ha detto: leggi i primi capitoli e dimmi se ti piace. Ora, io sono un fan di Sir Arthur Conan Doyle. Per quale motivo vi sto parlando di questo libro? Perché all'interno dei primi capitoli Sherlock si ritrova in una profonda crisi esistenziale e soprattutto dovuto agli errori che sta compiendo sul caso. Sherlock formula delle tesi che lì per lì sembrano essere veramente giuste, quello dai metodi forse un pochino strambi, ma sempre molto efficaci, e invece qui si ritrova a scendere a patti con se stesso. Watson dice qualcosa che fa scattare Sherlock un barlume di speranza. Sherlock, io la detesto. Lei è una delle persone più irritabili di tutta l'Inghilterra. Ma sono convinto che solamente Sherlock Holmes può far sì che questo caso venga risolto. Con i suoi metodi non convenzionali, con i suoi travestimenti, con tutto quello che lo contraddistingue. Perché lei è Sherlock Holmes. E nessun altro può esserlo. Ma sto spoilerando troppo. Per quale motivo? Il fatto che mio padre mi abbia dato questo libro vuol dire tanto per me. Significa che le persone riconoscono quello che voglio fare. E da che io pensavo di essere completamente da solo in un mare di squali, che sia il caso che mi sta favorendo. E sembra veramente, io sono sicuro che voi potreste avere difficoltà a capirmi, a comprendermi. Sono due illuminazioni banalissime, dovute tutte e due a due libri, ma a due personaggi molto importanti per me. Sherlock Holmes per il metodo di analizzare e Sir Arthur Conan Doyle nel modo di scrivere, Woody Allen per il modo di fare regia e per il modo di vivere. Sono carico perché io tra meno di un'ora e mezza devo avere un altro colloquio di lavoro presso un teatro. Spero mi vada bene, sinceramente. Ora non lo so, cioè dovrò vedere. E niente, raga. Io potrei starvi qui a parlare per ore, ma è meglio che vi lasci stare. Quindi, fatto d'oggi, passiamo letteralmente a fine giornata, a meno che non mi capiti qualcosa. Tanto io ho sempre il mio buon fedele telefono e sempre la mia buona macchina da presa che da 11 anni mi accompagna. E anche se sta cadendo a pezzi, è ancora disposta a vedere questo brutto faccione. Quindi, ragazzi, ci vediamo dopo. Ragazzi, allora sono le 7:38 del venerdì 5 giugno. Ieri a quanto pare la giornata mi ha stremato, non ho fatto la conclusione di ieri sera perché sono morto sulla sedia
Stavo al computer montando il cortometraggio. A un certo punto il mio cervello è andato proprio in lockdown mentale. Mi sono addormentato sulla sedia così. Mia madre mi ha ritrovato così. Infatti, poi mi ha svegliato per mettermi a letto. Mi sono addormentato circa verso l'una, il che per me è molto importante perché sto cercando di riprendere una regolarità del sonno. Ma mi sono svegliato perché fuori stava tuonando talmente tanto che la mia finestra, che adesso non ha più i cardini quelli giusti, praticamente sbatteva contro il vetro. Quindi a un certo punto mi sono dovuto svegliare per forza, ho dovuto staccare tutto quanto perché tra l'altro si era tolta, mia madre mi ha detto questo, si era tolta la luce in tutta casa. E quindi non so, oggi c'ho una giornata bella pienotta, devo andare a cambiare le gomme alla macchina in modo tale da riprendere la viabilità e questo mi ha anche un po' più di speranza nel potermi muovere, andare a fotografare, eccetera, eccetera. Cercherò di farlo nelle prossime giornate, probabilmente vedrete anche Ludovica Maira sul canale. Devo andare al negozio, devo iniziare a scrivere delle tabelle di marcia per quanto riguarda il progetto dell'Edilibris e non sono abituato a fare questi video, però spero vada tutto bene, insomma. Adesso che vi parlo sono le 10:45 del mattino, io sono nella mia attività, abbiamo dovuto aspettare perché il temporale ha fatto completamente fuori metà città per quanto riguarda l'energia elettrica e quindi abbiamo dovuto aspettare per aprire. Nessun spunto creativo finora. Anzi, totalmente zero. Mi sono svegliato, ho fatto le riprese che avete visto e niente di più. Ora sto aiutando mio padre al negozio e mi sto prendendo del tempo anch'io perché qua bisogna lavorare e l'unico modo per poter fare qualcosa era fare questo shot. Quindi per adesso niente. Si presuppone una giornata molto piatta. Ho già cambiato le ruote, ho già fatto tutto quanto rispetto a quello che avete visto stamani. E quindi nulla. Vediamo un attimo se riesco anche ad andare in giro per la città per fare le consegne. Oggi si presuppone una bella giornata di. Beh, già, ci vediamo più tardi. Allora, sono le 22:15 dello stesso giorno. E oggi è stata zero, zero totale di tutto. Quanto di più scadente possa esserci, non ho fatto realmente niente di creativo, niente di costruttivo. Si è un po' più movimentata la serata nel momento in cui mi è venuta a trovare mia cugina a cena, si è imboscata così a casa tranquillamente. Per quanto riguarda tutto il restante della giornata è zero, si è riassunta in caffè, caffè, caffè decaffeinato, succo di frutta perché ho dovuto prendere succo di frutta perché al bar non funzionavano i frigoriferi perché c'è stato il blackout più totale all'interno di quella via dove lavoro. Nulla di più. Sono annoiato, non mi sento stanco, tutto il contrario di quello che poteva essere ieri, che mi sono addormentato come un bambino davanti al computer. Brutto. Davvero, davvero brutto, noioso. Nulla di eccitante. Spero che domani sia un nuovo giorno. È uscita la nuova stagione di 13. Vita di amichevole Edoardo Amati di quartiere che grazie alla vostra Rumiciano 94 che sentite qui Ehi! che fa un miau, ci lascia con un miau. Esatto. Noi ci vediamo alla prossima sempre domani alla stessa ora a partire dalle 22 e
E chissà sempre se c'è... su Italia 1. No, ho sbagliato il canale. Ma questo è Buon Natale? Oh, l'hai scelta tu sto mix? Ma sì, ma neanche... il mix è bello. Il desktop di Leo l'ho visto ed è seriamente imbarazzante, commenta Panda. Panda, se vuoi puoi... Stavo guardando la luce invece della macchina. Panda, se vuoi strumentalizzarci puoi fare quello che tranquillamente vuoi. Anzi, puoi anche fare da hosting. Quella anche gli infrarossi accesi. Perché c'ha gli infrarossi accesi? Perché forse di qua è poca luce. Quindi lei automaticamente. Cioè, fantastico. Possiamo anche fare la live completamente al buio, incredibile. Pazzesco. Diretta al buio. Top moderatore Walger. Walger, Walter, ti aspettiamo qui. Tra l'altro tra 5 giorni ci sarà la rinascita del buon Walger. Andatevelo a vedere il canale YouTube, andate a vedere il canale di Palmerone 98. Tra un po' di mesi, quando avrò fatto l'esame, avevo preso 30, perché voglio 30, storia critica del cinema. Facciamola vedere al professore questa sì, cosa. Voglio 30. Clippate per favore il voglio 30. Che così. Ti risponderò. Che, ok, così almeno risponderemo dopo. Salve professore di Ludovica. Non vediamo... so chi sarà perché non è la più bella. Vabbè, noi non iniziare. Ci interessa. Randomicamente sì. Abbiamo clippato Ludovica, che così tipo. E anche grazie a lui. Oh! Ma chi è che è il monaco che sbatte la porta e ciurlando? Sento una cosa. Ostia! Che è stato lì? Vabbè. Non lo so io. Non me la ricordo quella che è stata. Quella bionda? Pure... non me la ricordo. La Cipriani? Ragazzi, ma quella è laureata. Sì. Cioè, nel senso, quello è il suo personaggio. L'altro giorno io ho ascoltato un'intervista su Radio 1 mentre andavo al lavoro. E dalla regia ci comunico che è proprio buona quella. Fantastico. Un applauso. Però, cioè, è sparito. Dove? Edo, non... Oh wow, ho la pelle d'oca. Madonna, Bello, Montaggio in macchina. Vi ho appena insegnato come fare una transizione senza avere un programma di montaggio. Anzi, vi sfido a fare una cosa. Prendete questo pezzo di live, clippatelo e vediamo che cosa riuscite a montare.